Sono con l'assessore Stefano Ciuofo, assessore al turismo, attività produttive e commercio della Regione Toscana. Quanto è importante l'aspetto enogastronomico per quanto riguarda il turismo? Beh, ci sono dati abbastanza significativi. L'attrattività di un territorio si misura dai parametri e dagli elementi che vengono assunti nel mercato del turismo come riferimento di una certa area. L'Italia ha sicuramente come brand la sua cultura, il suo paesaggio. La Toscana, insieme alla cultura, il paesaggio, il cibo, i borghi, ha sicuramente un elemento che la caratterizza, è il vino. Il termine Chianti o vino è l'elemento più ricorrente nella ricerca di una destinazione di viaggio rivolta al nostro paese. L'enogastronomia in Toscana è un biglietto da visita fantastico, meraviglioso, ma può essere anche importante anche nei periodi tradizionalmente non turistici come l'inverno, l'attrattiva enogastronomica per la Toscana. È evidente come la stagionalità sia legata al clima e come le motivazioni di viaggio legate alle vacanze al mare piuttosto che a quelle sulle nostre nevi dell'Abetone sono legate agli eventi meteorologici. Il cibo, la buona cucina, locali accoglienti, centri urbani curati sono un elemento che permane oltre la stagionalità e che costituisce realmente non una prospettiva, ma l'elemento di più diffuso, più continuo di attrattività delle nostre comunità. Lei è un pratese doc, allora oggi parleremo di prodotti legati a questo territorio, ne cito due, ricordiamo la bozza di Prato come la mortadella di Prato che è l'unico insaccato all'interno del quale c'è un liquore, cosa ne pensi? Che abbiamo una tradizione, a volte le cose che abbiamo vicino a casa non siamo portati ad attribuirne un valore, ma sono certo che alcuni elementi della nostra cucina, della nostra tradizione potrebbero da soli costituire oltre che un DOP, un prodotto come dire, valorizzato e certificato, sono elementi di assoluta originalità e di grande interesse e piacevolezza. Abbiamo esperienze sia nella produzione alimentare di questo tipo, sia nel settore dolciario. Prato ha una scia di grandi produttori di eccellenze che credo pochi altri territori abbiano. Bene, allora andiamo a fare la conoscenza di questi meravigliosi prodotti del territorio di Prato. Via con la sigla! Siamo a Prato, più esattamente in Piazza del Comune, con Veronica, che tra l'altro rappresenta Artemia. Sì. Vero? Artemia. Allora, parliamo subito di questa piazza. È la Piazza del Comune che ha come parte centrale una statua molto importante per i pratesi, che rappresenta Francesco Di Marco Datini, uno dei VIP di Prato del passato, che muore il 16 agosto del 1410, è sepolto nella chiesa di San Francesco ed è il mercante di Prato. Datini sinonimo di cambiale. Sì, cambiale o meglio lettera di cambio, perché nell'immaginario collettivo appunto è legato alla cambiale, ma lui non l'ha usata, ha diffuso la lettera di cambio, ovvero l'antenato dell'assegno, e vi posso garantire che astrarre i soldi, quindi spenderli senza averli in tasca alla fine del 300 è un concetto molto geniale. Oltre il comune, questa piazza ha come elemento questo edificio, vedete, con i mattoni rossi. Che cosa rappresenta? È Palazzo Pretorio, che oggi è la sede di un bellissimo museo, il museo di Palazzo Pretorio, il museo civico della città, ma nel passato era la sede del podestà, ovvero del giudice, e molto semplicemente il podestà, appunto, una volta che aveva finito l'udienza, se eri innocente potevi tornare a casa, se colpevole scendere al piano inferiore dove c'erano le prigioni. Ecco, sì, abbiamo anche precisato come andava a finire in un senso o nell'altro. Tornando a Datini, vorrei sapere, ma lui era anche una buona forchetta, appassionato di cucina? Una forchetta sicuramente, abbiamo tantissime informazioni sui suoi gusti, soprattutto perché ha un grandissimo archivio, quindi conosciamo perfettamente il suo menù del giorno di nozze, il carnevale del 1386, quando si sposa con Margherita
Dadatini ad Avignone, con libagioni di notevole spessore, e poi i suoi gusti, soprattutto quando si scrive con l'amico Serlapo Mazzei, parla di un vino Chianti di uve bianche, di certi tipi di formaggi, piccioni che gli piacciono parecchio, quindi insomma una tavola molto ricca per la sua epoca. Forse a quell'epoca non c'era ancora la mortadella di Prato, forse non c'era forse nemmeno la bozza. Forse la bozza poteva essere. E sedanino ripieno? Chi lo sa? Questi sono alcuni dei piatti, o meglio delle tipicità caratteristiche di questo meraviglioso territorio. Adesso andiamo a scoprire qualche altro angolo e qualche altra curiosità interessante di Prato. Siamo a Tobbiana, località ovviamente di Prato, per fare la conoscenza della mortadella di Prato, questo prodotto Slow Food e IGP, tra l'altro, che ha una storia meravigliosa. Qui con noi abbiamo Elena Conti, che fa parte ovviamente di questa azienda, essendo la figlia di Orlando. Allora, velocemente intanto, certo. Questa mortadella nasce alla fine dell'Ottocento. Allora, nasce alla fine dell'Ottocento e viene considerata come un salume povero, perché un salume realizzato con gli scarti del maiale, arricchito di che cosa? Di spezie, per conferirgli un sapore, diciamo, un pochino più gradevole al palato. Questo poi succede alla fine dell'Ottocento, ma attenzione, poi viene dimenticata letteralmente. I primi Novecento proprio non si ricorda della mortadella di Prato, però c'è un'esigenza. Intorno agli anni 90 praticamente Slow Food rilancia questa idea. Ma perché non rilanciamo e riscopriamo questo prodotto tipico del territorio di Prato, vero? Esattamente, quindi Slow Food, trovando questa ricetta tra, diciamo, le vecchie conoscenze dei magazzini storici di Prato, viene da noi proponendoci perché non si ripropone al palato questa ricetta, però modificandola. Perché modificandola? Perché nelle maniere precedenti in cui veniva realizzata non si potrebbe gustare adesso. Allora la ricetta più volte è stata rielaborata, sono state alleggerite le spezie, soprattutto quelle, e arricchiti soprattutto i pezzi del maiale, che questa volta sono nobili, le parti nobili del maiale, giustamente tutto maiale di carne suina nazionale innanzitutto. E l'ingrediente però fondamentale che l'ha contraddistinta in questo secolo è stato l'alchermes. Perché l'alchermes? Perché proprio questo liquore con questo colore rosso, inventato presso la farmacia di Santa Maria Novella tempo addietro? Sì, l'alchermes perché alla mortadella di Prato, oltre a fornirgli quell'ingredientistica organolettica, quindi al profumo che quando uno assaggia il prodotto estremamente intenso e gradevole, gli conferisce anche il colore. Quindi questo colore della mortadella, che è sul rosato, è dato principalmente dal vino liquoroso alchermes. Dove si compra questa mortadella di Prato? Allora, prima di tutto principalmente sul territorio pratese. Questo è perché nasce dai fratelli Conti e noi siamo produttori, quindi in macelleria a Prato. E poi cosa succede? Succede che da quando la mortadella è diventata IGP, quindi è cominciato a riscuotere anche un successo nei territori limitrofi a Prato. A proposito di successo, velocemente, avete ricevuto dei riconoscimenti, dicene qualcuno? Allora, l'ultimo riconoscimento prestigiosissimo è stato conferito a Sovicille Siena dalla Federazione Cuochi Italiani, dove hanno conferito a questo salume a livello nazionale, quindi tra tutti i prodotti salumeria italiana, il riconoscimento per un ottimo prodotto d'eccellenza. Grazie Elena, grazie. Abbiamo così fatto la conoscenza della mitica mortadella di Prato. Caro Mirko, ti ho portato in un locale atipico, più esattamente il negozio del signor Ortensi. Allora raccontami un po' la storia, che cosa troviamo in questo negozio, che fra l'altro è in pieno centro di Prato?
troviamo le maggiori eccellenze dell'enogastronomia fratese. Fammi qualche esempio. Si va appunto dai vini di Carmignano alla pasticceria secca, agli insaccati, salumi e altre produzioni artigianali delle aziende agricole del territorio. Benissimo, allora noi siamo venuti qui perché, Mirko, perché tu hai bisogno di un particolare vino. Sì, di Carmignano, il Barco Reale. E noi ce l'abbiamo, vero? Certamente, eccolo qua. Barco Reale, due considerazioni su questo vino. Il Barco Reale è il fratello minore del Carmignano d'OCG ed è una delle eccellenze appunto del territorio. È a base di Sangiovese, quindi il vitigno principe toscano, e il Cabernet, che per motivi storici si trova a Carmignano già dal 500. Senti, ma noi al Pepe Nero, che poi è il nome del ristorante di cui Mirko è chef e proprietario, vero? Sì. Ecco, dicevo, questo vino lo beviamo o lo cuciniamo? Lo cuciniamo. Lo cuciniamo. Sì, sì, sì. Faremo praticamente una riduzione con il fondo di cottura del cervo e il vino Barco Reale. Beh, per fare appunto la ricetta. Allora, consegna del Barco Reale a Mirko. Grazie. Noi si va in cucina. Grazie Ortensi. Grazie a voi. E complimenti per questo negozio atipico. Grazie. Veramente atipico. Eccoci qua, siamo arrivati in cucina presso il ristorante Pepe Nero, qui con Mirko Giannoni, coadiuvato da Riccardo, ma vorrei anche presentare un altro elemento dello staff, certo. O si chiama brigata, è bene precisarlo, esatto. Che si chiama? Ilaria. Ilaria, grazie Ilaria, grazie. Benissimo. Allora, intanto sottolineiamo sempre questo aspetto legato al look, ma c'è qualche problema, diciamo, di origine siciliana? Sono io un po' appassionato, sì, sì. Ah, sì, sei sì, appassionato, certo. Di chi? Dei film, certo, quindi, un po' tutti. Quindi hai voluto caratterizzare tutta la tua brigata con la coppola. Esatto. Bellissimo. Esatto. Okay. Allora, il nostro Riccardo arriva da dove? Da Viterbo. Da Viterbo, perfetto. Come ci sei capitato qua? Sai, io con questo lavoro ho girato un po' ovunque. Dove sei stato? Dimmi qualche. Allora, ho iniziato praticamente a Orbetello. Quindi, diciamo, sono partito dalla Toscana. Poi sono fatto Venezia, Cesenatico, sono passato anche per la Romagna e poi sono venuto qua. Benissimo. Allora, cosa ti colpisce della cucina di Prato? Sicuramente la cucina di Prato o dello chef? Tutte e due. Ah, della cucina di Prato, che sostanzialmente l'origine della Toscana, ecco, che io insomma, ti piace, no, sì, sono molto amante della invece cucina. Dimmi un bel pregio di questo grande chef. Che è un grande uomo. Grande, oh, che bello, che bello. Che racchiude tutto, diciamo, quello che è Mirko. Benissimo, bravo, bravo, bravo. Sei contento? Hanno studiato bene. Ho capito, gli hai insegnati a te. Okay. Sì, sì. Allora, diciamo subito il titolo del piatto, vai. Allora, qui abbiamo un filetto di cervo fatto con cavolo nero, ginepro, agresto e una diluzione al vino Barco Reale. Ecco, ricordiamo, l'agresto si compone di tanti elementi, uno sì, su tutti il mosto. Il mosto, esatto. Che conferisce un sapore del tutto particolare. Molto aromatico, sì, sì, sì. Ok. Allora, con cosa si parte? Si parte con la rosolatura del filetto. Vai, vai. Allora, mettiamola subito. Vieni te. Ecco qua, noi ci allarghiamo leggermente. Sì, perfetto. Allora. E lo facciamo cuocere. Intanto facciamo un piccolo cambio in corsa, sì, allora vieni, mettiamo, vieni. Ecco qui, facciamo, ecco, e tu vieni. Intanto vieni. Abbiamo fatto una cosa fondamentale che ci vuole un paio di giorni, quindi bisogna prepararli prima, dei fondi di cottura, cioè con le ossa del cervo. Ecco, il fondo di cottura, ricordiamoci, è di origine francese, esatto. Che ha diversi nomi naturalmente, però il fondo di cottura è uno dei tanti segreti per conferire al piatto un sapore deciso, sì, forte, marcato, esatto, vero? Sì, ecco. Sì, è veramente una riduzione fortissima di sapore, che viene fatta con sedano, cotta cipolla, poi le ossa, viene fatto con, viene messo del vino rosso Barco Reale, poi coperto tutto con dell'acqua e fatto cuocere praticamente per due giorni. Addirittura. E c'è una riduzione incredibile di sapore. Bene, intanto in questo momento Riccardo sta facendo rosolando. Qui c'è semplicemente olio extravergine d'oliva. Olio extravergine d'oliva. E, ecco, ma è una rosolatura breve? Appena scottato, appena perché scottato. Bisogna lasciarla abbastanza di sapore abbastanza. Ecco, una cosa, ammettiamo che ci sia qualcuno a casa che non ha mai mangiato il cervo. Esatto. Di chi sa il cervo? Ha un sapore marcato di selvatico, però se si prendono poi le femmine sono molto più dolci. Quindi ecco, va scelto anche. È una carne dolce. Quindi. Carne dolce, sì. Beh, sì, sì. Molto saporita, molto saporita. Molto saporita. Sì, sì, sì. Ricorda ovviamente nei colori il manzo, però. Ecco, vedete che è un rosso bello, bello tosto. Sì, sì, questa parlata è la parte del filetto, quindi è la parte più pregiata, più morbida.
Ecco, in questo momento Riccardo lo sta rosolando, sì, ma non ha raggiunto ancora il... No, non c'è problemi, perché abbiamo messo la ghisa qua sotto. Ah, si toglie, ecco, non l'avevamo tolto. ecco perché il fuoco questo, non era così. Questo è un salvacuoco. Perché se uno si dimentica a fuoco vivo le pentole bruciano, invece così. Guardate, ti posso dire che in 500 puntate è la prima volta che sento dire che c'è il salvafuoco. Perché lo dico io. Bravo. Beh, è una cosa che serve. Ora però più che ora c'è il salvafumo però. Sì, no, ma è normale. Normale? Sì. Ora lui ha già salato? Un pochino, sì, dalla parte cruda. Ora viene girato. Bene. Vai, Ricca. Giro pure. Io lascio molto molto al sangue risare. Segnante, come dicono i francesi. Sì, esatto. Viene rosolato e viene messo. Mi raccomando, quando fate il fettuccino non toglietelo comunque tutte le carni generali dal frigorifero e poi in padella. Ma va tenuto a temperatura ambiente, perché rimane molto più bello, questo morbido. È un bellissimo consiglio. Quindi la carne deve avere anche il suo rispetto. Soprattutto per la temperatura. Ecco, quindi le temperature come le cotture sono elementi essenziali, imprescindibili per poi apprezzare o meno poi lo stesso prodotto. Esatto. Io dico sempre scherzosamente che le signore, diciamo, dell'entroterra toscano che non hanno avvezzo a cuocere il pesce, sovente lo cuociono troppo. Esatto, e dice no, e quando arriva in tavola fa non è fresco, guarda che è freschissimo, il problema è che l'hai cotto troppo. Ah, è fondamentale la cottura di qualsiasi pietanza, fondamentale di conoscere molto il tipo temperature e che tipi di carne effetto fuoco usate. È normale. E ora ci siamo. Va bene. Vai, pronto. Ok, allora il cervo adesso viene, o meglio questo filetto posizionato, poi ora fa l'impiattamento. E andiamo a fare l'impiattamento, prego. Allora, posizioniamo il filetto, prendiamo l'agresto e andiamo a seguire a questo punto l'insaporimento del suddetto. Sì. Intanto il cavolo nero viene appena sbollentato in acqua calda. Questo è il periodo ideale del cavolo nero. L'agresto dà un sapore agrodolce. Benissimo. Ricordiamoci che adesso la cucina e le portate non sono più, come si dice, relative al riempimento della pancia. No, esatto. Oggi dobbiamo provare delle emozioni, riuscire a percepire i vari sapori. Questo è, devo dire, una delle caratteristiche del ristorante Pepe Nero, che riesce a mantenere la tradizione, ma al contempo propone dei piatti con l'innovazione e viene soprattutto alleggerito, perché ovviamente i piatti magari storici che venivano fatti in Toscana erano buonissima, veramente pesanti rispetto per esempio ora. Io so che il tuo babbo, che si chiama Marino, è bravissimo nel fare la tartare. Lui ormai penso sia 60 anni che la fa, quindi io l'ho mangiata una cosa fine del mondo. Se venite al Pepe Nero chiedete la tartare, ve lo consiglio. In piatta qua, allora mettilo qui. Mettiamo, eccolo. Allora, questo è il fondo di Barco Reale, che viene fatto... È una riduzione. Una riduzione, viene messo il vino con un pizzico di zucchero e viene fatto praticamente appassire. Quindi Barco Reale è quello che abbiamo preso nel negozio atipico, esatto, in centro a Prato. Benissimo. Vai. Viene messo questo cavolo nero sbollentato, il cervo. Questo è un secondo assolutamente sontuoso. Molto buono. Bene, e poi questo cavolo, ripeto, aromatizzato con... agresto, olio e sale. E poi viene messo, per dare ancora più aromaticità, questo fondo di cottura al ginepro. Al ginepro? Esatto. Dimmi che cosa hai utilizzato oltre al ginepro? E poi sedano, carota, cipolla e viene messo tutte le ossa del cervo, bagnate con il vino rosso e poi viene messo praticamente, fatto ridurre per 2 giorni, fino a che non viene una cosa cremosa. Anche questo io lo definirei un piatto da re e regine, questo sì, è fantastico. Soprattutto anche per il costo elevato che ha il cervo, ovviamente. Sì. Ok, ecco i famosi decorazione, fiori edibili. Esatto. Bene, allora, attenzione, vediamo se il nostro Bob ha portata di visione, eccolo qua, il piatto per intero, ci siamo. Quindi ricordiamo innanzitutto che il nostro bravissimo Mirko fa parte di Vetrina Toscana, questa bellissima iniziativa della Regione Toscana, che vuole ricordare e sottolineare agli addetti ai lavori, vedi ristoratori, vedi proprietari di botteghe enogastronomiche, che noi abbiamo un territorio unico, veramente inimitabile,
Ebbene, questo grande patrimonio che è la regione toscana, che annovera oltre 400 prodotti tipici e batte tutte le altre regioni, Lazio compreso, e quindi però bisogna anche mantenerle, vanno valorizzate, quindi bisogna valorizzarle, quindi certo. Questo è il senso di Vetrina Toscana, valorizzare un qualcosa che noi abbiamo. Questo, cari cinesi pratesi, non lo potete imitare. Esatto. ci tenterete, ma non ce la farete. Allora, ricordiamo il titolo del piatto. Allora, filetto di cervo con cavolo nero, riduzione al barco reale e salsa al ginepro. Bene, allora c'è Marino, eccolo qua, Marino, che grande realizzatore del tartare. Bene, adesso andiamo invece a soddisfare il palato del nostro giornalista, del forchettiere. Eccoci qua, è il momento dell'assaggio, compito che spetta a Marco Gemelli, ricordiamolo, direttore del Forchettiere, che è un giornale enogastronomico online, il che vuol dire basta col vostro cellulare oppure computer e cliccate il Forchettiere, credo, e verrà fuori ovviamente questo giornale. Giornale che si occupa quindi di dare giudizi, commenti ai piatti e anche agli chef. Sì, di raccontare cosa succede nel mondo dell'enogastronomia toscana e italiana in generale, quindi storie di chef, storie di materie prime, di territori e via così. Senti Marco, tu di dove sei originario? Io sono un ibrido, ho vissuto un po' dovunque in Italia, sono nato a Cosenza ma vivo a Firenze da 25 anni ormai. Cosa trovi nella cucina toscana in più rispetto alle altre cucine? Allora, trovo una certa similitudine tra la cucina e i vari campanili, nel senso che così come tra diverse province non ci si parla, non ci si vede di buon occhio, allo stesso modo ci sono cucine con una forte impronta territoriale, quindi non si può parlare di una cucina toscana in generale, ma più facilmente di diverse cucine provinciali o addirittura locali, perché tra una strada e l'altra quasi ci sono diversi modi di interpretare un piatto in base alle ricette della famiglia. Beh, vogliamo ricordare e sottolineare che Toscana a tavola da sempre ricorda un elemento essenziale, un primato che la Toscana ha rispetto a tutte le altre regioni italiane, di avere oltre 400 prodotti tipici censiti dalla regione, e questo devo dire orgogliosamente lo voglio sottolineare. Allora Mirko, ricordiamo il titolo del piatto. Qui abbiamo un filetto di cervo con cavolo nero, riduzione al ginepro e una salsa al barco reale. Benissimo, allora cosa pensi di questo piatto? È un piatto dalla spiccata territorialità, ecco, non solo per il cervo ma soprattutto per l'uso del ginepro, che trova in Toscana la sua regione d'adozione più felice, e per il barco reale, che è un altro prodotto, un altro vino del territorio. Quindi ancora una volta il Mirko riesce a utilizzare quel pepe nero, ricette, materie prime della tradizione locale pratese. E adesso do la parola alla padrona di casa, colei che con il suo sorriso proverbiale accoglie i clienti qui al ristorante Pepe Nero, ed è Sara Sanesi, che tra l'altro è sommelier Fisar. Che vino ci suggerisci per questo piatto? Allora, continuiamo sempre in zona Carmignano e quindi andiamo su un Carmignano. Abbiamo usato per il piatto il Barco Reale, ci spostiamo in un gradino leggermente superiore, andiamo su il Carmignano Sasso, perché Sasso è, diciamo, la vigna dove viene prodotto questo, la zona, l'area dove viene prodotto il Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot di Piaggia, e l'azienda è Piaggia di Mauro e Simona Vannucci. Allora, possiamo mescere. Allora, sentiamo il parere sulla sapidità di questo piatto, perché qui c'è un trionfo di sapori. Sì, qui il naso è una gioia per il naso, perché il ginepro naturalmente è una di quelle materie prime che oggi utilizziamo più che altro in cucina per la preparazione del gin, in miscelazione per la preparazione del gin, ma ecco, in origine veniva usato per aromatizzare la carne rosse, quindi... Che non avevano, devo dire, una conservazione adeguata. No. Non c'erano i frigoriferi in buona sostanza. Per questioni di tempi. E devo dire, ben si sposa a materie prime, diciamo, anche stagionali, come il cavolo nero, e a questa riduzione di barco reale che è una... diceva prima Sara, una tipicità del posto, quindi Piaggia poi è una delle aziende meglio vocate alla vinificazione di questo tipo di vino. Un parere anche sull'abbinamento, sullo sposalizio che Sara ci suggerisce con questo particolare vino, e andiamo così a scoprire il tuo parere. È un vino pieno, un vino elegante, equilibrato,
tranquilla, ha una sua particolarità, ecco, non esula un po' dai vini tradizionali, ha personalità, ecco, è un vino che si sposa bene. Beh sì, direi con la riduzione del barco reale trovi il vino nel bicchiere, c'è un filo conduttore piuttosto netto. Bene, grazie a Marco Gemelli. Allora vogliamo brindare, brindiamo a questo luogo, il Pepe Nero, ristorante di Prato ormai da 18 anni, a colui che l'ha creato, l'ha realizzato, tra l'altro ispirandosi anche alla grande professionalità del padre, che si chiama Marino, che ha superato 80 anni da qualche annetto e che però li porta bene, che ti ha, devo dire, fatto innamorare di questo lavoro. E quindi un brindisi per Marino, eccolo qua. Appuntamento a domani alla stessa ora.